Che guardi, oh? Oh, non puoi picchiare FabiJ, hai capito? Adesso chiamo Ciccio Gamer, facciamo una cosa uno contro uno come si deve. Oh, Eschere! Bella raga, come state? Le piazzate 4000 mi piace, non so perché mi sono venuti così a sentimento. Nel prossimo video vedremo anche la Sabri Gamer. Ora spetta a voi dirmi tutte le avventure che vorreste vedere. Vedi ragazzi, non fatelo a casa, non imitatelo, FabiJ si sta fumando le canne. Cioè, non è le canne, vabbè sì, più o meno. Oddio, che ha fatto una capricola su un muro. Ciao a tutti pagliacci e pagliacce, qua è Omega e benvenuti tutti quanti in questo nuovo video, precisamente il terzo episodio che ogni tanto facciamo quando ci sono delle novità, ragazzi, della GTA 5 mod vita reale. Quindi non è né vita da calciatore né vita da bambino, ma vita reale con i personaggi esistenti, ragazzi, in Italia. Quindi nell'episodio precedente abbiamo visto me, oggi vedremo, come avete anche letto dal titolo, il grande... Bella a tutti FabiJ, quindi sicuramente sarà una cosa bella da vedere su GTA, dato che penso sia la prima volta che nessuno ha mai fatto una cosa del genere. Quindi ragazzi, spero che possiate godere i video e devastare un bel mi piace, perché penso che ci sta. Prima di passare al video, ragazzi, come facciamo sempre in tutti i video, perché se no voi vi diciate, cioè, dite Omega perché non ci saluti, io, vedete ragazzi, vi accontento subito. Saluto FiorLab123 che mi scrive: Omega sei il mio idolo, mi saluti? È certo che ti saluto, ciao FiorLab, bella così. È sempre la grande, yo! E poi saluto DC7, lo dico ragazzi, per i nomi avete un'inventiva mai vista prima, che mi scrive: Omega sei il migliore, mi saluto, mi chiamo Denise. Ah, quindi sei una ragazza. Bella Denise, per te, e ti saluto. Mi raccomando, fai la brava e non fai arrabbiare mamma e papà. Mentre per tutti gli altri, come vi ho sempre detto, se volete seguirmi su Instagram, che ragazzi, trovate qui, giù in descrizione, quindi... Passateci, io cerco di salutarvi tutti, però raga, è importantissimo che ci passiate, così venite a seguirmi, devastate il tasto di mi piace e tutto il resto. Per cui sapete che vi aspetto, passateci 2 minuti. Ragazzi, dai, ditemi voi se vi piace. Eccoci qui a bomba in questo terzo video della vita reale, che appunto vede tutte, come vi ho già detto, le cose reali che abbiamo qui da noi dentro GTA. Bene, allora, come vedete, qui abbiamo il nostro numero uno, il nostro youtuber preferito, discusse, tutto il resto, FabiJ Lorenzo, ce l'abbiamo su GTA. Allora, vi dico che per come l'ho fatto io, ragazzi, la cosa più difficile sono stati i capelli. Guardate che capelli che gli ho fatto, perché non riuscivo proprio a capire a fargli quei capelli un po' ondulati, un po' come ce li ho io, non riuscivo a farglieli. La maglia, ragazzi, uscita perfettamente, vestiti tranquilli, ha delle belle scarpe Nike piazzate. Insomma, ragazzi, fatemi sapere se vi piace FabiJ nei commenti, come l'ho ideato, tenendo conto dell'impegno, del tempo perso, dello smadonnamento fuori dei capelli, che è stata la cosa più difficile, porcaccia della miseria. Che guardi, oh! Non puoi picchiare FabiJ, hai capito? Ma guarda tu, guarda. Oh, no! Senti, scusa, no, non possiamo fare a botte così, dai, Fra, stavo scherzando! Cioè, vedete ragazzi, FabiJ non vuole fare a botte, Fra, stavo scherzando! Adesso chiamo Ciccio Gamer, facciamo una cosa uno contro uno come si deve. Aspetta che lo chiamo subito, Aspetta, resisti un attimo che lo chiamo. No, ragazzi, epico, lo sapete che FabiJ ha anche un po' lui questo carattere quando fai video, quindi ovviamente stiamo scherzando, perché nella vita reale non possiamo andare a gente a caso così e picchiarla. Infatti, stavamo scherzando. Allora, come ben sapete, nella vita reale, ragazzi, ci sono anche i mates. L'abbiamo visti anche nella vita reale da youtuber. Infatti molti mi hanno chiesto: Omega, ma che fine ha fatto la vita reale da youtuber, da rapper? Ragazzi, tutte quelle serie lì che sono state, diciamo, interrotte, non sono state continuate, sono state, diciamo, assorbite in questa, nella vita reale, dove ci sono le cose reali, le cose che ancora sono state, sono state interrotte, che sono state aggiunte qui. Quindi il nostro FabiJ fiero fiero, adesso indovinate dove andrà? Sì, perché ragazzi, siamo appena arrivati a Los Santos e abbiamo saputo che i mates sono già arrivati, quindi su Ristep di Anima e Vegas ci sono già, quindi sto andando a casa loro a lasciare le valigie e cazzi vari. Sì, che è andato già un taxi prima di me, però ragazzi, io volevo farmi un sano giro tranquillo. Oddio, oh mio Dio, non ho mai visto un'auto del genere. Oddio, FabiJ, guarda che auto. Oddio, ma è una Ferrari, ma è una Ferrari Supreme, ma che schifezza è? Cioè, l'hanno customizzata. Oddio raga, ma è fighissima, chissà di chi è. Oh, non mi era mai capitato di vedere una Ferrari bomba così. Vabbè ragazzi, lasciamola perdere. Madonna mia raga, certo che spicca in mezzo pure da 5 km. Va bene, allora adesso andiamo a... Stepney mi ha detto di andare all'Eclipse Tower, quindi
Dovrebbe essere da queste parti. Ecco, sì, ragazzi, è quella torre lì. Bene, ora lasciamo che Favij raggiunga la sua casa, perché a quanto pare andrà a vivere insieme a me. Quindi, raga, pensate, iniziano le peggio avventure. Ditemi ovviamente nei commenti se Favij vi piace, cosa vorreste vedere nei prossimi video, perché sapete che abbiamo a disposizione tutti i personaggi della vita reale, dagli youtuber ai calciatori, ai mazzi, a quello che volete, insomma. Ragazzi, oh mio Dio, mi hanno appena investito. Cosa? Stavo per dire 44 gradi l'Eclipse Tower, questa mi investe. Vedete, ragazzi, adesso nella vita reale avrei dovuto prenderla ammazzata a quella. Però vedete, sono una brava persona, anche in gioco. Vabbè, comunque, lasciando perdere. Come vedete, questa è l'Eclipse Tower, quindi direi che è abbastanza alta. Ed è qui che penso che andremo a vivere. Allora, mi hanno detto che venivano Anima e Surreal Power a darmi il benvenuto. Infatti, eccoli. Oh, Eschere! Bella raga, come state? Suri sta dicendo che ci abbiamo messo 10 minuti. E lo so che sono stato veloce, stavo qui a fare una passeggiata. Le mie valigie sono già arrivate. Bella Anima, Anima, come va? Anima sempre a litigare con la Sabri Gamer, ragazzi. Anzi, io vi dico una cosa. Se questo video raggiunge, ve li tiro così, i 4.000 mi piace, nel prossimo episodio vedremo la Sabri Gamer anche. Quindi dipende da voi se piazzate 4.000 mi piace. Non so perché mi sono venuti così a sentimento. Nel prossimo video vedremo anche la Sabri Gamer. Quindi ragazzi, ora penso che vivremo insieme a loro, oppure vivremo nell'appartamento opposto. Insomma, hanno già parlato loro con la persona che affitta questi appartamenti e mi ha detto che è una persona molto molto alla mano. Quindi non ho convinto loro ad avere anche, diciamo, un'agevolazione. Quindi, allora, come prima cosa, cosa è che dobbiamo fare? Sogliete le valigie? Allora, andiamo a vedere la nostra stanza, ovviamente. Raga, mi accompagnate voi? Dai, Anima, basta parlare con la Sabri Gamer. Insomma, faccio io al posto tuo. Dai, sto scherzando, bra. Sto scherzando, stai tranquillo, bro. Dai, oh, ragazzi, andiamo, forza. Allora, penso che sia di qui. Sì, di qua che dobbiamo entrare. Vegas e il buon Surri mi stanno spiegando che il nostro appartamento è praticamente sotto a loro. Cioè, loro praticamente abitano qua sopra. Cioè, ragazzi, fate un buco dentro al muro a soffitto, c'è il loro appartamento. Infatti noi viviamo al piano di sotto. Favij, però puoi anche ascoltare quando parlo, che vedo di tutto io, raga. Infatti, allora faccio vedere, guardate, se noi usciamo di casa dalla porta qui c'è un altro appartamento sulla sinistra che attualmente è libero, non c'è nessuno. Mentre se poi prendiamo l'ascensore, ragazzi, vedete, siamo al primo piano noi. Se prendiamo l'ascensore e andiamo al secondo, c'è la casa di Stepney, Surri, e poi quella di Vegas e di Anima. Che tra l'altro Stepney è l'unico infame che, guardate voi, regà, voi dite che non dobbiamo ingaggiare una rissa violenta con Stepney. È l'unico mezzo che non è venuto a salutare. Grande papà Vegas, schere! Se Surri, ho capito, basta, non c'è bisogno che mi ripeti le stesse cose 1.000 volte. Ok, allora, la casa, ragazzi, la conoscete già, cioè, nel senso, sapete già com'è, perché molti di voi l'avranno vista anche su GTA Online. Quindi vi faccio vedere velocemente questa stanza qui, che è la stanza da registrazione. Poi, vabbè, qui c'è il salotto, lì c'è anche la cucina. Insomma, ragazzi, la conoscete già. Qui c'è la camera da letto. Insomma, come l'online, qui c'è il bagno dove Favij si potrà spippare senza essere disturbato. Qui c'è l'armadio. Insomma, ragazzi, una casa tranquilla. E come vedete, vabbè, lì ci sono già state messe le valigie che Surri mi ha gentilmente salito in camera. Bene, direi che l'arrivo di Favij allo Santos, ragazzi, è andato più che bene. Siamo a posto. Ora spetta a voi dirmi tutte le avventure che vorreste vedere. Perché ovviamente, ragazzi, tra i Mates, Favij e tutti gli altri personaggi della vita reale che potete consigliarmi posso creare. Quindi ci vorrà un po' di tempo. Però se avete delle idee belle, scrivetemele e poi facciamo benissimo il video. Possiamo fare intrecciare benissimo questa serie con la serie della vita reale da calciatore, dato che, insomma, prima abbiamo visto l'auto di CR7, cioè che poi non era quella non era di CR7, quella è di Samantha, mi ricordo. E io voglio capire una cosa, no? Ma se Anima deve litigare sempre con Sabrina, ma che stanno a fa? Favij, digli tu che non devono litigare. Oh, Anima, senti, io ti voglio bene, sì. So che hai una bella tipa che è anche gnocca. Oh, scusa, Madonna, ok, ti sei buggato, bra. So che c'è una bella tipa che è gnocca e fa pure la suicide girl. Però, porca miseria, guarda, sti moscerini che mi entrano in casa. Appena arrivato allo Santos, dai, faremo figa delirio, bordello e schere. Stanotte andiamo in discoteca e spacchiamo tutto. Raga, mi hanno comprato il bombo e adesso mi metto a fumare come un cane. Vai, Favij, fuma. Oddio, oh mio Dio, ragazzi, non fatelo a casa. Non imitatelo, Favij si sta fumando le canne. Cioè, non è le canne, vabbè, sì, più o meno una cosa del genere. Favij, dai, quella roba fa male. Non lo fate neanche voi a casa. Non lo facciamo neanche voi a casa. Sono ragazzi, vengo a prendere gli spocchi di mazzotti. Ecco, ve lo dice pure Favij che queste cose non si fanno, raga.
Ok, ora vado su e lo vado a picchiare, porca miseria. No ragazzi, vabbè, voi dovete sapere che io e Stephanie scherziamo sempre in questo modo, no? E qui è dove abitano Anima e Vegas, mentre qui ragazzi Surry mi ha detto che abitano lui e Stephanie. Allora, io entro perché devo andarli a strizzare le orecchie, l'unico infame che non mi è venuto a salutare. Ovviamente poi ragazzi, ditemi nei commenti se volete tanti video con i mates e FaVJ su GTA, con altri personaggi, cacciatori, cantanti, youtuber, tutto quello che vi pare lo possiamo mettere benissimo dentro il gioco. Infatti sapete che abbiamo messo FaVJ, abbiamo messo i mates, abbiamo messo anche me stesso dentro il gioco, e quindi si può fare tutto. Ora ragazzi, però prima di andare a strizzare le orecchie a Stephanie, basta Anima! Boh! Arato! Arato! Ti ho investito, Anima! Anima, senti, facciamo così, stasera ti porto in discoteca con le tipe belle e dimentichi la Sabri Gamer per un giorno. Ah, hai capito, mates, ragazzi, come ci danno sotto col liquore? E mi bevo un po' di whisky, va! Ne faccio un bicchierino, FaVJ, non si bevono ste cose. Che esempio dai ai tuoi iscritti? Non puoi bere gli alcolici, non puoi bere gli alcolici! Tra l'altro il bicchiere è vuoto, però l'importante è esserne convinti. Comunque, a posto, direi che siamo... Ci sei soddisfatto? Comunque, andiamo a salutare Stefano, perché se no, ragazzi, la Stephanie... La prendo avanti! Boh! Stephanie, sei un infame! Sei un infame! Schifoso! Ti prendo a calci! No, mi sei venuto a salutare, oddio! Che ha fatto una capricola sul muro! Oh mio Dio, ragazzi, non ci credo, ma io posso convivere con delle persone che stanno sempre al telefono? Anche tu, Stefano, stai sempre al telefono? Ma che sta succedendo? Ma perché? Scommetto che... Ah, ti sei lasciato con Marina, perfetto, anche lui si è lasciato, ragazzi. Direi proprio ottimo. Quindi adesso non solo dobbiamo far svagare Anima e andare in discoteca, ma dobbiamo trovare anche una ragazza per Stephanie. Ragazzi, a questo punto direi, consiglierei una tattica Jasmine per il nostro Stefano, che guardate, l'è depresso, pure lui è incazzato come una iena, dai. No, esci, ti butto fuori con la forza, basta aggrapparti al muro, esci, esci. Oddio, è pazzo proprio. Cosa dobbiamo fare stasera e tutto il resto? Perché comunque sono appena arrivato, loro conoscono lo santo smell di me, quindi non sto capendo niente, perché Surry sta parlando di andare in discoteca a fare sghere e se trasgressivi. Vegas sta dicendo che sarebbe meglio riposarsi il giorno dopo. Anima ci sta dicendo se possiamo prendere il telefono. Anima, no! Io vi posso dire che se il video vi è piaciuto, mi raccomando, un bel pollicione in su. Cerchiamo di arrivare a 4.000 mi piace per il prossimo episodio, dove vedremo la Sabri Gamer. Finalmente magari Anima riesce a risolvere sta situazione. Ditemi se vi piace FaVJ, come l'ho fatto, la faccia, i capelli, la maglia, insomma tutto il resto. Quindi ovviamente nei commenti scrivetemi anche tutto quello che dovrebbero fare. Se dovrebbero fare casino con Ronaldo Junior, sdrogheggiare, spaccare tutto in discoteca, regà, le solite cose, insomma ditemi voi. Vi ricordo che in descrizione trovate le maglie ufficiali di Ronaldo Junior e Cristiano Ronaldo in edizione limitata ancora per un po' di tempo, quindi se le volete, raga, passateci, perché sono veramente belle, vi consiglio di comprarle. È sempre in descrizione, ragazzi, se volete essere salutati da FaVJ e tutti i mates su GTA, mi raccomando, vedete come FaVJ, vedete, va su Instagram e mi viene a seguire, che lo trovate qui e in descrizione, quindi mi raccomando, passateci, che è importante. E per questo video è tutto, ci siamo, i mates sono riuniti con FaVJ, adesso aspetta soltanto a voi, ragazzi, nei commenti, tutti voi che state guardando il video, ragazzi, un commento, non vi costa niente, scrivetemi tutto il casino che dovrebbero fare. Per questo video è tutto, io vi ringrazio ancora per la visione, come gozzo, e ci becchiamo al prossimo video. Ciao! Scherzi!